come sarà questo 2024 e quali sono le prospettive? Ma allora, noi prevediamo per il 2024 un generale rialzo dei prezzi delle abitazioni, in particolare nelle grandi città, le città metropolitane, sì, quelle universitarie, quelle che hanno una forte attrazione turistica, perché c'è Milano, Milano, tanto per partire, Bologna, Torino, giusto, Napoli, Firenze, sì, mentre nei centri medio-piccoli una stabilizzazione dei prezzi e semmai un lieve calo per alcune tipologie di immobili, quelli in particolare vetusti da ristrutturare, anche e soprattutto in relazione al ridimensionamento degli incentivi fiscali, in particolare del superbonus, che è passato in 2 anni dal 110 al 70%. Certo. Ma l'aumento è dettato da una legge di mercato, domanda e offerta, soprattutto nei grandi centri, come dicevamo, c'è una domanda molto ampia, molto ampia, forte rispetto, sì, all'offerta, e quindi c'è il tema di cercare di riuscire ad aumentare l'offerta delle abitazioni, e qui ci vuole una sinergia tra pubblico e privato. Il ministro Salvini sta facendo in questo momento un piano nazionale sulla casa, sì, presso il ministero, ha aperto un tavolo dove noi abbiamo proposto che ci siano devono essere messi in atto delle politiche abitative che prevedono delle linee guida per tutti i comuni, che da una parte sia previsto un piano strutturato di edilizia residenziale sia pubblica che sociale, dall'altra parte degli incentivi sia di natura fiscale che tecnica per l'iniziativa privata. Ci Ma torniamo. La prima abitazione fondamentalmente è un bilocale 40-50 metri o un trilocale da 60-80 metri quadri. Credo che però un problema serio sia l'andamento demografico, che andrà a incidere sulle esigenze abitative, perché abbiamo una popolazione sempre più anziana e abbiamo un tasso di natalità tra i più bassi al mondo, come nostro in Italia. E quindi riteniamo, l'Istat ci dice che da qui al 2042 addirittura ci saranno, la composizione media della famiglia italiana sarà di 2 persone. Quindi questo andrà a incidere sulle esigenze abitative, sulla tipologia, più piccoli, quindi appunto avranno una ricaduta sul mercato e sull'economia. Cosa devono ricercare un agente immobiliare? Innanzitutto che sia regolarmente abilitato, perché solo un agente immobiliare regolarmente abilitato è assicurato, quindi in caso di errore accertato può risarcire il cittadino. E poi devono chiarire il servizio erogato, che ovviamente è ricompreso nella provvigione, ed è utile ricordarlo, la provvisione va sempre concordata tra le parti, cioè tra il cittadino e l'agente immobiliare. Da a? E varia a seconda dell'ammontare della transazione, cioè del prezzo della casa, perché più è basso più la percentuale è più elevata, e in base al tipo di servizio erogato. Allora, quando uno individua la casa dei suoi sogni, prima di tutto vuole potersela permettere economicamente. Sì. E poi comprarla al giusto prezzo e senza problemi a livello documentale. Permettersela economicamente vuol dire, ed è il consiglio direi più importante in assoluto, appunto rivolgersi a una figura professionale che lo aiuti, e prima di tutto a fare un'analisi finanziaria, cioè che capacità di spesa ho, perché se io ho 30.000 euro di risparmi posso fare un mutuo al massimo di 170.000 euro, è inutile che l'agente immobiliare lo porti, esatto, lo accompagni a far vedere una casa da 300-400.000. Cioè, a quel punto, quando individuerà la casa dei suoi sogni, l'agente immobiliare lo aiuterà a comprarla al giusto prezzo e senza problemi a livello documentale, e la provvisione diventa un investimento utile e necessario. Anche perché...